Arrivano i vigili urbani in borghese a Ragusa, pronti a cogliere sul fatto chi commette infrazioni. Il Comando di Polizia Locale ha difatti deciso di istituire questo e un altro servizio dal prossimo 20 marzo, sulla base di un'apposita direttiva dell'assessore al ramo Massimo Iannucci. Il servizio di sicurezza urbana consiste in un supporto operativo specialistico alle attività e alle segnalazioni degli operatori addetti al servizio di vigilanza di zona, con particolare riguardo all'evaluazione del codice della strada, che richiedono accertamenti conseguenziali ed interventi rapidi e mirati in materia di sicurezza urbana, riferiti a determinati fiti tipo la Stazione Ferroviaria, la Stazione Autobus, le ville comunali, i Giardini Blay, Villa Margherita, Villa Santa Domenica, Villetta Via Stiela, Villetta Cittelli Caboto, edifici pubblici e chiese. A tutta della delle fasce più deboli come minori ed anziani. Saranno monitorati anche i cimiteri di trovi giovanili, i mezzi pubblici e gli autobus urbani. La seconda iniziativa riguarda invece il già citato servizio in borghese. In alcune giornate della settimana, operatori appartenenti all'unità operativa ambientale svolgeranno in borghese attività di controllo, soprattutto in materia di rifiuti, per una maggiore efficacia delle azioni di contrasto a pratiche scorrette o illegali. La necessità di istituire questi due nuovi servizi, dice l'assessore Iannucci, non scaturisce solo dalle nuove disposizioni in materia di sicurezza, ma dall'individuazione in sede di conferenza di servizi di interventi finalizzati a garantire un controllo più efficiente del territorio comunale, a tutela della collettività.